Teseo è il Minotauro. Una volta, tanto tempo fa, sull'isola di Creta, regnava il re Minosse. Egli aveva cercato di ingannare il dio del mare, Poseidone. Questi lo avevano punito in un modo terribile, con un figlio mostruoso. Non solo aveva la testa e la coda di un toro, ma anche se aveva il corpo di un uomo e camminava su due gambe, aveva le braccia e le gambe ricoperto di pelo e zoccoli al posto dei piedi. Questo mostro, chiamato Minotauro, si nutriva solo di carne umana. Minosse fece costruire per lui un enorme palazzo, il Labirinto, con tantissime stanze, disposte in modo che era impossibile uscirne e ve lo rinchiuse. Dimenta. Ieri stavo studiando quando la mamma mi ha portato dell'acqua e menta. Era da tanto che non ne bevevo e quando ho avvicinato il bicchiere alla bocca e ho sentito il profumo della menta, mi è tornata in mente all'improvviso un'immagine. Ero al mare in Sardegna e avevo appena conosciuto un ragazzo, Nicola, che anche lui è lì in vacanza. Avevamo legato subito e avevamo passato tanto tempo insieme. Ogni pomeriggio prendevamo un ghiacciolo alla menta e stavamo a mangiarlo sugli scogli. Ecco la menta per me e Nicola. L'estate, gli scogli, le onde e il sole. Che mattinata! Niello dorme veglia mattutina, mi mette di malumore un ciasso indiavolato. Non riuscendo a riprendere sonno, salto dal letto disperato. Allora, guardando la campagna attraverso la finestra spalancata, mi accorgo che chi fa tanto frastuono sono gli uccelli. È un libero concerto di becchi canori, fresco e senza fine. Che mattinata! Il sole mette sulla terra la sua allegria. D'argento e d'oro, farfalle di 100 colori, giocano da ogni parte. Tre fiori per casa sulla fonte, dovunque la campagna si apre, scoppi e striscioli, in un ribollire di vita sana e nuova. Sembra d'essere dentro un gran favo di luce che sia il centro di un'immensa e scalda rosa infocata. Fuori colpo, inchiodando i piedi a terra, con il corpo sbilanciato in avanti. Davanti a lei, nel punto in cui la collina diventava valle, cominciava un'altra recinzione di filo spinato. Aggrottò la fronte perplessa. Aveva corso senza fermarsi lungo la Bypass Road e svoltato in un sentiero erboso, fiancheggiato da olivi e disseminato di pietre. Streppi e zolle di terra appena smossa lo aveva solcato tutto d'un fiato, con i suoi piedi leggeri ed un tratto se la trovò davanti. Ruvida, luccicante, ferale come una bestia in agguato. Ciao, sono Miriam e oggi vi leggerò un racconto sul mio libro di lettura. Un pomeriggio formidabile. Qualche giorno fa, Tommaso è andato a giocare da Francesco e Matteo. Gli piace la loro casa, è il posto migliore per giocare al chiuso. All'inizio, i tre amici hanno iniziato a divertirsi sul divano. Sono saliti sul bracciolo, poi sullo schienale e giù con un gran salto. Poi hanno giocato a nascondino. E quando il signor Carlo, il papà di Francesco e Matteo, è entrato in camera ed ha aperto l'armadio a muro, ha trovato dentro Tommaso. Subito dopo, il signor Carlo è andato in cucina, ha preso un sacchetto di biscotti e li ha offerti. Erano buonissimi. Soltanto a tarda sera, Tommaso se n'è andato. Per i tre amici è stato un pomeriggio davvero formidabile. Proprio allora il bananaphone, cioè il cellulare di Ficcanaso, suonò. Come faceva a sapere che era il suo? Perché sentii la sua inconfondibile suoneria, che avrei riconosciuto subito e ovunque. Trilla trilla bananilla, il bananaphone squilla. Dai, 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 non aspettare. Vai, rispondi al cellulare. Tratto dal libro Geronimo Stilton, Lo strano caso di spazzatura. Misterioso manoscritto di Nostratovus. Dunque, da dove inizio a raccontare questa storia? Ah già, ecco, innanzitutto mi presento. Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton. Io sono un tipo, anzi, un topo, editore di Ricollecco del Roditore, il giornale più famoso dell'isola
mangiare i topi per mille mozzarelle. Tutto cominciò così, proprio così. Ti leggerò la lettura a una gelida sorpresa. Nivesso spalancò le tende ed esclamò: Yara, alzati, è tardi e noi siamo già tutti in piedi. Yara nascose la testa sotto al cuscino e sbuffò: Ancora 2 minuti. Tutte le mattine sempre la stessa storia, sbuffò Sara con un mezzo sorriso. A casa nel grande regno potevi dormire finché volevi, ma qui è diverso e ormai sei anche cresciuta. Poi sollevò la testa dal cuscino e Yana la guardò con un occhio stretto. Lo so, me lo dici da sempre. Adesso mi alzo. Fai come vuoi, disse allora Diamante. Il colore più bello è altre storie di amicizia. Un orto per tre. Il signor orso, il signor gatto e il signor coniglio sono amici da tanto tempo. Giocano insieme a carte e parlano di sport. Un giorno il signor coniglio dice: sarebbe bello avere un orticello. Il signor gatto dice: sì, e coltivarlo con cura. Il signor orso dice: ci sto. E così scelgono un bel pezzetto di terra sulla collina, esposto al sole e riparato dal vento del nord, da un filare degli alberi. Poi vangano, zappano e strappano tutte le erbacce, poi per cominciarlo distruggono cenere e letame, poi, siccome ormai è autunno, non ci pensano più fino a primavera. A primavera il primo che si ricorda delle orticelle è il signor coniglio. Va al mercato e compra... Letture di Tom Sawyer. Tom, nessuna risposta. Che sta combinando quel ragazzo? Vorrei proprio saperlo. Ehi, Tom! L'anziana signora guardò intorno a sé, nella stanza. Poi disse, con una voce così forte da farsi sentire anche dai mobili: Bene, se ti metto le mani addosso. Io non completò la frase, perché nel frattempo si era chinata per far sferrare colpi con la scopa sotto il letto, ma non riuscì a far risorgere altro che il gatto. Non ho mai conosciuto nessuno più scavezzacollo di quel ragazzo. Oggi vi leggerò una pagina del libro Le furbizie di Lepre. Per salvare la sua piccola, Lepre è pronto a tutto. Il talismano funziona a meraviglia e egli ha già indicato dove si è rifugiata la iena con la sua famiglia. Ecco che arriva facilmente nella misteriosa tana della iena. Buongiorno amica. La iena risponde con grande antipatia, sospettando qualcosa di strano. Cosa vuoi ancora da me? Come hai fatto a scoprire questo nascondiglio? Lepre si calma. Sa che la iena è molto golosa di carne e solo per la coscia di una gazzella farebbe salti mortali. Il mio libro preferito è Il piccolo principe. Una volta, quando avevo 6 anni, vidi una magnifica immagine in un libro sulla foresta vergine che si intitolava Storie vissute. Rappresentava un serpente boa che ingoiava una belva. Ecco la copia del disegno. Nel libro si diceva: i serpenti boa ingoiano la loro preda tutta intera, senza masticarla. Poi non si possono più muovere e dormono per i 6 mesi della loro digestione. Allora meditai molto sulle avventure della giungla e a mai volta riuscii con un pastello a tracciare il mio primo disegno, il disegno numero 1. Oggi vi leggo un estratto del libro Viaggio nel tempo 5 di Geronimo Stilton. Una dolce mattina di primavera, o quasi, era una dolce mattina di primavera, a Topazia, sull'isola dei Topi,
e io mi trovavo in ufficio. Stavo rileggendo l'articolo uscito sulla prima pagina del mio giornale, intitolato «Emergenza Barine, 3 nuovi esemplari spiaggiati per 1000 mozzarelle». Oh, scusate, dimenticavo, il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, dirigo l'Eco del Roditore, il giornale più famoso dell'isola dei topi. Nonostante la notizia sulle balene spiaggiate mi avesse preoccupato, era una dolce mattina di primavera ed ero di buon umore. Così spalancai la finestra del mio ufficio e mi affacciai per respirare l'aria profumata di fiori. Oh, come mi piace la primavera! Mi ero appena affacciato alla finestra quando una nuvola di pollini mi entrò nel naso e io esplosi in una raffica di starnuti. Ne contai ben 33 di fila. Squit! Poi iniziò a colarmi il naso, che diventò rosso, come un pomodoro maturo, mentre entrambi gli occhi mi si gonfiavano come uova sode. Poldo, un cagnolino di nome Poldo, aveva tanta paura dei bambini. Un giorno in cui scendeva le scale insieme alla sua padroncina, un bambino le saliva tornando da scuola. Poldo, dalla paura, scappò di corsa abbaiando. Il bambino, che aveva paura dei cani, scappò anche lui. E così ogni volta che si incontravano cane e bambino scappavano. Qualche giorno dopo il bambino disse al cane: «Brutto cagnaccio, cosa vuoi da me?» «Il fatto è», gli disse la padroncina del cane, «che tu hai paura di lui, ma lui ha paura di te, ma io non voglio fargli del male». Ma anche lui, tu prova a camminare tranquillo e vedrai che non ti succederà niente. Il giorno successivo il bambino incontrò il cane, fece finta di niente e proseguì per la sua strada. Il cane abbaiò, scappò, ma non successe nulla. Da allora il bambino non ebbe più paura dei cani. Oggi leggerò una parte del libro di Geronimo Stilton, Un misterioso allo specchio, un mistero allo specchio. Appoggiai la candela sul cassonetto e mi infilai sotto le coperte. Chiusi gli occhi, poi tentai di addormentarmi, ma un pensiero continuava attraversarmi la mente. Quella era la notte delle streghe, Halloween, la brividì. Pensai, io non credo a queste sciocche superstizioni. Per farmi coraggio, ripetei a voce alta, io non credo a queste sciocche superstizioni. Udì uno scricchiolio, scric. Poi una voce miagolante esclamò: «Bravo, non credere a queste sciocche superstizioni!» Mi misi la pelliccia dalla paura. Chi è Squid? Come avrei voluto essere a casa mia! Una luce sia... Le fatte ci insegnano la generosità di Alex Cabrera. La primavera cominciava a svegliarsi pigramente nella foresta dei sogni e il melo, che apparteneva alla fata Egolina, era piena in fioritura. «Quest'anno farà sicuramente tanti frutti», pensò la fata. «L'albero è già abbastanza grande». La fata sognava tutto ciò che poteva fare con le mele e decise di scriverlo su una pergamena. Quando i frutti fossero stati maturi, li avrebbe raccolti e ammucchiati insieme e ne avrebbe mangiato uno ogni volta che ne avesse avuto voglia. Sognava succhi di frutta, marmellate composte e torte, ma li avrebbe fatti fare alla fata cuoca. Lei sì che sapeva domare mestoli e padelle. Il coraggio divino, scrittrice Luisa Mattia. Capitolo 1.
Tirava un vento fortissimo di ghibeccio che faceva il mare bello, quel mare che non sta mai fermo e muove onde alte decorate da creste di schiuma condita. Sotto la superficie Nilo sapeva immaginare una realtà più quieta, in cui le correnti non erano capaci di schiaffeggiare alghe e anemoni di mare, e si poteva andare a zonzo sott'acqua, rincorrendo i branchi di pesci e cercando di localizzare le tane delle murine. Il mare gli piaceva, godeva della trasparenza dell'acqua, dell'esplorazione di quel mondo colorato e insolito, di cui riusciva a muoversi con l'eleganza leggero e veloce, capace di guizzi e capriole.